presenterà sia la distro specifica che i tool specializzati per fare attività di penetration testing su mobile. A lui la parola. Salve, buonasera a tutti. Allora, come ringraziamenti di solito tutti esordiscono e ringraziamo Mario, la Grecia, l'Italia, eccetera, eccetera. Io invece ringrazio le ragazze dello staff che ci hanno portato a pranzo. Ma al di là di questo, non si sente troppo. Allora, vabbè, mi presento velocemente, sono Raffaele Forti, fondatore del progetto BlackBox Teams. Oramai sono anni che lavoro nel settore della sicurezza e diciamo che sarei un ethical hacker, però sono utilizzato il termine hacker un po', diciamo, da meglio non utilizzare, più semplicemente mi diletto a valutare la sicurezza dei sistemi. Attività di penetration testing piuttosto che vulnerability assessment o semplicemente consulenza informatica su tematiche di sicurezza. Vabbè, oggi presentiamo la BlackBox 4. BlackBox 4 significa 5 anni di sviluppo di un progetto che è nato appunto 5 anni fa. L'idea era quella di avere un sistema operativo alternativo a quello che già il mercato offriva. In realtà all'inizio era un progetto personale, o meglio, un semplice backup di quella che era la mia distribuzione personale per effettuare poi, insomma, il penetration test, tutte le attività lavorative che svolgevo quasi ogni giorno. Il progetto è stato messo su internet, ha suscitato un buon interesse e poi da lì altri ragazzi hanno contribuito con i loro tool piuttosto che con i loro fix, correzioni di bug, supporto con documentazione alla community in generale. Quindi, che cos'è BlackBox? BlackBox è una distribuzione Linux, un po' come sono le tante distribuzioni Linux, Ubuntu, Debian, Gentoo, Slackware, Red Hat, eccetera. La differenza sta nella dotazione software, quindi nei pacchetti, nei tool preinstallati sul sistema. Il progetto nasce nel 2010 e in principio aveva come obiettivo quello di fornire un sistema esclusivo per effettuare penetration test e vulnerability assessment. L'anno successivo abbiamo, grazie al contributo di esperti del settore, introdotto una nuova sezione, che è quella della forensic analysis. E quest'anno, sarà stato un caso, non lo so, abbiamo pensato di introdurre una nuova sezione, appunto la mobile analysis. Allora, il sistema operativo è l'elaborazione di Ubuntu. Con la versione 4 noi utilizziamo la Ubuntu 14.04, quindi la LTS. Qui si potrebbe aprire un dibattito perché Ubuntu non Debian piuttosto che un'altra versione. Semplicemente perché noi abbiamo pensato che Ubuntu è una di quelle istituzioni più vicine all'utente. Quindi il penetration test o comunque l'esperto in sicurezza non si dovrà sbattere a configurare il sistema operativo, avrà già qualcosa di pronto, stabile e immediato e quindi si concentrerà solo sulle attività relative alla propria. Quindi effettuare questi benedetti test di sicurezza. L'ultima release, appunto la 4, prevediamo di rilasciare un aggiornamento ogni 4 mesi. Questo che cosa significa? Che ogni 4 mesi la distribuzione non verrà stravolta, verrà semplicemente messa a disposizione del mondo intero una nuova ISO. Semplicemente aggiornata con fix di sicurezza piuttosto che correzioni di vari bug, ovviamente i nuovi tool, quindi versioni aggiornate degli strumenti già preinstallati. Attualmente contiamo circa 200 tool. Volutamente abbiamo pensato di limitare il nostro arsenale, a differenza di altre istituzioni che magari in un'unica ISO mettono quasi 1000 tool, e diciamo la stragrande maggioranza di questi tool o sono ridondanti, quindi fanno la stessa cosa,
o semplicemente non funzionano perché sono progetti datati. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è quello di avere un sistema operativo un po' più cool, magari adatti al singolo scopo, ma che funziona. Quindi ci è anche più semplice mantenere. A livello di architetture supportate, ovviamente abbiamo sia il supporto al sistema 64 bit che quelli a 32 bit. Attualmente non esiste una ISO per architetture ARM, però ogni tool, quindi ogni pacchetto da noi creato, ha anche il pacchetto per ARM. Quindi questo significa che chi ha un Raspberry o chi ha dei mini PC che utilizzano tecnologia ARM può installare sul proprio sistema base tutti i tool presenti sulla Blackbox Linux. Una piccola introduzione alla community. Blackbox è un progetto open source, quindi come progetto open source è un progetto autofinanziato. Noi non abbiamo aziende alle spalle che ci sostengono, o meglio, c'è qualche azienda amica che ci dà la possibilità di portare avanti le nostre attività. Io stesso sono dipendente di un'azienda che si chiama DLSBL, con loro collaboro, loro mi danno la possibilità di dedicare parte del mio tempo lavorativo alla distribuzione. Però in effetti noi non riceviamo fondi, non abbiamo enti governativi che ci sponsorizzano, non abbiamo insomma tutte quelle cose che farebbero grande una distribuzione di Linux. Però nel nostro piccolo abbiamo una community che consta di centinaia di utenti a livello di interessati, a livello del forum e entrano nella chat. Ma una decina di persone che sono poi quelle più attive e che tengono il progetto vivo. Abbiamo un'organizzazione interna, anche se non è molto schematica, però cerchiamo di identificarci con dei ruoli specifici in maniera tale che ognuno sa quello che deve fare, cammini in maniera indipendente e poi se ha bisogno di supporto degli altri membri, ovviamente lo chiede. Quindi io sono il principale sviluppatore e founder del progetto, quindi diciamo che ho le mani in pasta un po' dappertutto. Poi ci sono ragazzi che si occupano della gestione dei repository, di questa sala, seconda fila. Un altro ragazzo che peraltro è entrato da poco nella community è lo sviluppatore, uno degli sviluppatori di EtherCap, nonché anche maintainer di diversi tool. Abbiamo un ragazzo che si occupa prevalentemente delle pubbliche relazioni. Può sembrare strano, ma ne abbiamo bisogno perché spesso riceviamo tante di quelle email. Gestirle in maniera professionale non è facile, quindi c'è questa persona che è molto capace, ci dà una grossa mano. E poi ci sono i ragazzi dello staff che lavorano sul forum ed è un vero e proprio lavoro, quindi moderazione, piuttosto che supporto tecnico e così via. Poi ci sono coloro che contribuiscono con dei progetti esterni. Uno dei progetti esterni più importanti che abbiamo inglobato nella community Blackbox è Wiki, che sarebbe una tech door expert in PHP. Progetto che solo a parlarne significherebbe dedicarne almeno un'ora, quindi insomma prendete la consiglia che informate voi stessi di che cosa tratta. E poi ci sono ragazzi che ci danno una mano con la documentazione, quindi traduzione, piuttosto che correzione dei vari documenti. A livello di infrastrutture, diciamo che nel nostro piccolo abbiamo un bel network. Quindi oltre al normale sito internet abbiamo un forum, abbiamo una chat, però soffriamo spesso e volentieri, come sempre, di quelle infrastrutture che il mondo open source ci mette a disposizione in maniera gratuita. Quindi il repository Launchpad per noi è vitale. Noi tramite il sistema Launchpad creiamo pacchetti, li distribuiamo e li manteniamo. Inoltre abbiamo dei server Amazon che ci permettono di avere delle macchine virtuali per la build del sistema operativo, quindi multipiattaforma, insomma, più o meno questa è l'organizzazione. Il nostro network sociale invece è abbastanza elaborato e variegato. Vabbè, normalmente siamo su Facebook, Google Plus, piuttosto che Twitter. E una nota di merito è che negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita esponenziale. Quindi io mi sono reso conto che se ora dovessi fare un tweet
Youth, raggiungerei almeno 20.000 persone, così da distanza. E questo, insomma, è una grande cosa per un community. Specialmente se si vuole mandare a quel paese, insomma, 20.000 persone a sentire. Chi è che usa Blackbox? Allora, Blackbox è una distribuzione molto, quindi, adatta a diverse scuole. Viene usata in ambito universitario, quindi alcuni professori nei loro corsi utilizzano questa distribuzione, semplicemente magari è installato Wireshark piuttosto che, non so, altri strumenti che ti permettono di fare analisi sulle reti, ma viene utilizzato anche da forze dell'ordine, o diciamo anche enti governativi per le loro analisi, e anche da lettori comunque appassionati di sicurezza che non per forza operano nella legalità. È un po' come dire che io ho un'arma, una pistola, poi se quest'arma viene utilizzata dai carabinieri o dalla polizia per tenere l'ordine, è un po'. Se poi viene utilizzata da un malvivente, il discorso cambia, però in questo caso noi non possiamo avere un controllo su come gli strumenti che noi mettiamo a disposizione del pubblico vengano utilizzati. Quindi, insomma, a livello di diffusione, la Black Box, anche se è un progetto italiano, quindi nato in Italia, non so se si legge bene, l'Italia è solo al secondo posto nel suo utilizzo, la maggiore diffusione che l'abbiamo negli Stati Uniti. Se poi sommiamo anche il Brasile, insomma, diciamo che la stragrande maggioranza degli utilizzatori della nostra distribuzione non è europea, però tra Italia, Germania, Inghilterra, Francia, anche l'Europa la sua buona fetta. Lì c'è qualche dato. Ok, passiamo ora a vedere quelle che sono le caratteristiche principali della nuova Blackbox 4. Quindi, da questa versione, la Blackbox prevede, in fase di installazione, la possibilità di installare il sistema operativo appunto sull'hard disk completamente ciclato. Questo che cosa significa? Che se noi, per test o comunque professionisti del settore, viaggiamo con il nostro portatile, per uno scongiurato caso, prendiamo il nostro PC ovviamente è perso, cioè di priorità, però almeno i dati al suo interno sono al sicuro. Questa è una grande cosa. Inoltre abbiamo introdotto una nuova funzionalità, che è il wipe della RAM in fase di chiusura del sistema. Questo proprio per scongiurare il caso in cui magari noi stiamo per chiudere il PC, lasciamo il PC incustodito e per qualche strano motivo, magari penso a, non so, la guardia di finanza che ha la polizia postale che viene a casa e ci sequestra il PC per analizzare le nostre attività, in quel caso con un boot attack potrebbe rilevare la nostra RAM e quindi risalire le informazioni memorizzate nella memoria. In questo caso noi con un semplice script in fase di chiusura eliminiamo quelle informazioni che potrebbero essere importanti per l'analisi. Stai dicendo che ho portato un bidone da zoccolino su carne. Questo è uno screenshot della fase di boot del sistema, quindi la Blackbox si presenta così. In sostanza, dopo l'avvio viene chiesta una password, la password decifra l'intera disk e il sistema si avvia. Un'altra delle caratteristiche importanti di questa nuova versione è la modalità Anonymous. Che cosa fa questa modalità? In sostanza si integra con il sistema Tor. Quindi nel momento in cui io attivo la modalità Anonymous, il sistema compie determinate operazioni che ci permettono di essere anonimi in rete. Nello specifico, non posso dire, questo è il log della modalità prima. Il sistema, se è connesso a una rete, si sconnette, come prima cosa. Quindi chi l'ha il network manager,
e chi l'ha in quei processi che potrebbero portare a una perdita di informazioni sensibili. Non so, se io sono connesso a Facebook con il mio browser o la mia email di Gmail, chiudo il browser, vi assicuro che tutte quelle applicazioni che purtroppo, se c'è la mail, la metterò in atto, per poi avviare la modalità anonima. La modalità anonima prevede il campo del mail, del metadata, che può avvenire sia in maniera dinamica così che statica. Mi dà la possibilità di cambiare lo stream. Può sembrare una cosa stupida, ma nel momento in cui io mi connetto a una rete wireless, chi sta dall'altra parte, quindi chi gestisce il router, vede semplicemente il mio MAC address associato al host name del PC. Quindi, in questo caso, prendendo il MAC address e avendo uno strumento che si può fare da ogni sessione, io diciamo che ho una modalità pseudo-anonima anche in locale. In più, vabbè, termina l'attività di PHP, fa determinate operazioni e alla fine mi chiede se voglio navigare con il Tor. Nel momento in cui attivo la modalità di navigazione con il Tor, oltre a essere anonimo in locale, sono anche anonimo in rete. Quindi, anche per questo. Ovviamente lo script Anonymous permette anche la stampa video di quelle che sono le informazioni stufate, questo è un esempio. E stiamo lavorando anche a una semplice interfaccia grafica che poi semplifica un po' le cose. Cioè, non è che un switch o no, dei vari servizi, eccetera. Ora invece passiamo all'argomento del giorno. Che a me non diceva che sono qua a presentare la Xbox 4, ma di mobile analysis. Come mai non parlo? E invece no, siamo qui per parlare di mobile analysis, in particolare della sicurezza delle applicazioni mobile. Secondo uno studio fatto da Gartner, che poi è uno studio abbastanza recente, e nel summit si è svolto a Dubai il 15-16 settembre di quest'anno, quindi un mese fa, secondo Gartner il 75% delle applicazioni mobile non supererebbero i più basilari test di sicurezza. Questo sia ora che nel futuro, o meglio, nell'immediato futuro, entro il 2015. Quindi questo che cosa significa? Che mentre per OWASP noi abbiamo una classifica delle 10 vulnerabilità più note, quindi su ogni vulnerabilità sappiamo come comportarci per mettere in sicurezza questi sistemi, per le applicazioni mobile in effetti non esiste proprio, come dire, una best practice, o meglio, esiste ma nessuna la mette in pratica. O meglio, esiste, nessuno l'ha mai messa in pratica. Se ad esempio studiamo qualche caso reale, possiamo appunto verificare quanto deve. L'analisi è stata fatta da alcuni ricercatori, alcuni che fanno parte dello staff di Blackbox, altri che sono ricercatori indipendenti a livello di sicurezza. Una delle vulnerabilità più eclatanti è una vulnerabilità trovata nell'applicazione iPad per la lettura dei giornali online. Il nostro amico e collaboratore Andrea Treghetti, qualche anno fa, in maggio del 2011, tramite un attacco nel debito, ha evidenziato come fosse possibile raggirare le limitazioni dell'applicazione mobile, che permetteva di leggere e acquistare un giornale. E, in sostanza, l'applicazione si caricava in locale, quindi sul device, sullo smartphone, con XML. Quell'XML conteneva le URL delle varie risorse, in questo caso le varie pagine dei quotidiani. Quindi, semplicemente prendendo queste URL e modificando un parametro, era possibile risalire a tutte le versioni di quel quotidiano in maniera gratuita, quindi senza pagare e senza alcun limite di nessun tipo. Un altro caso reale eclatante, che tra l'altro è attuale, cioè ancora, diciamo che la vulnerabilità è ancora attiva, riguarda una delle 10 applicazioni più famose, popolari delle post-valore. Una di queste applicazioni, non vi dico quale, ma se leggete la bibliografia, è vulnerabile a un attacco di tipo SQL injection. Quindi, in sostanza, leggendo la chiamata che l'applicazione fa al backend,
e sfruttando una vulnerabilità nota come SQL injection, è possibile risalire alle informazioni memorizzate nel server che poi sta alle spalle di questa applicazione. E questa è una delle applicazioni più diffuse e utilizzate tramite Apple Store. Un'altra vulnerabilità eclatante, in questo caso riguarda una bug, quindi abbastanza seria. Questa informazione la posso dare perché l'applicazione è stata corretta, quindi insomma non stiamo dicendo nulla di illegale. In sostanza il vendor effettuava le proprie connessioni in maniera chiara, cioè le chiamate che deposta non avvenivano con SSL, cioè HTTPS, quindi non c'era crittografia. Questo che cosa comportava? Che in una normale chiamata, se qui si vede, l'applicazione faceva una chiamata post al service login e inviava da usare il password. Questo significa che se io stavo in una rete locale e mi mettevo lì a sviluppare il traffico, leggevo usare il password, il codice di sessione dell'applicazione. Quindi in questo caso, con le normali tecniche, NATO, pseudo hacker, riesce tranquillamente a mettere in pratica. No, vabbè, perché è abbastanza semplice da realizzare. Quindi, insomma, si riusciva a utilizzare il conto di un'altra persona, il conto a vantaggio. Questa invece è un'analisi fatta da Alex Sanchez, che è un altro ricercatore di sicurezza. Lui ha avuto, come dire, la brillante idea di testare tramite iPhone e iPad ben 40 applicazioni delle 60 banche più influenti al mondo. E che cosa ha scoperto? Che la stragrande maggioranza di queste applicazioni erano vulnerabili a un qualche tipo di attacco. Questo è un grafico delle vulnerabilità che ora cerchiamo di analizzare nel dettaglio. Tutte le applicazioni sono state installate su iPad o iPhone, in questo caso jailbreak, quindi diciamo che l'attività è stata più semplice rispetto a un'attività svolta su un telefono integro. Allora, dall'analisi emerge che il 40% delle applicazioni testate non valida l'autenticità dei certificati SSL. Questo che cosa significa? Che anche se utilizzo un certificato SSL, in teoria dovrei essere sicuro, io posso sostituire questo certificato SSL. Quindi l'applicazione sa che la connessione è cifrata, però avendo io fornito il certificato SSL, io ho anche le chiavi per decifrare il traffico. Quindi, attacco meno indebito, ritorniamo alla posizione di prima in cui userò il password sono. Il 20% invece delle applicazioni utilizzano il normale protocollo HTTP per comunicare con il backend, quindi stesso esempio di prima, metodo GET o POST, informazioni chiave, e quindi tecniche di attacco di tipo session hijacking, eccetera. Altre applicazioni invece, quasi il 90%, contengono diversi link che non utilizzano invece alcun tipo di certificato SSL. Questo significa che io posso, anche se la parte della comunicazione è protetta, io posso sfruttare questi link per modificare parte delle pagine richieste dall'applicazione. Quindi magari fornire a un certo punto, mentre sto navigando sulla mia applicazione, un form di login aggiuntivo. Magari l'utente pensa che è un form di login autentico, reinserisce usando il password e anche in quel caso avrebbe rubato i dati di accesso. Ovviamente questa tecnica può essere utilizzata anche per limitare JavaScript, in alcuni casi, in particolare su iPhone, è possibile utilizzare JavaScript per interagire con il telefono, quindi far inviare al telefono degli SMS, ad esempio, o fare altre operazioni. Un'altra vulnerabilità, anche se spesso non viene classificata tale, è la generazione dei report dopo un crash del sistema, o meglio, dell'applicazione.
Che cosa significa? Che se un'applicazione va in blocco, in alcuni casi queste informazioni vengono salvate in un file di log. E spesso e volentieri queste informazioni, questi log, contengono dei dati sensibili. Quindi noi, tramite questi dati, magari non avremo il nome e password, però avremo dei tipi di sessione, piuttosto che degli ID, piuttosto che, non so, le risorse alle quali si cercava di accedere. E quindi da lì, poi con un'analisi, si riesce a, non so, a sfruttare qualche exploit o qualche altra vulnerabilità. Ora, visto che ci rimane tantissimo, vediamo un po' nella pratica come si conduce un penetration test rivolto alle applicazioni mobile. Allora, quello che andremo a vedere non è nulla di particolare, giusto un'introduzione a quelle che sono le pratiche comuni, cioè come ci si approccia ad un'applicazione Android. Gli scenari che analizzeremo sono tre. Il primo è quello di reverse engineering, secondo di accettazione del canale di comunicazione, quindi analisi del traffico, e poi, infine, l'analisi della memoria vocale. Allora, il reverse engineering, che è stato ovviamente trattato anche in precedenza degli acceleratori, in sostanza il fine qual è? Cioè, analizzare il codice sorgente dell'applicazione, cioè cercando di risalire a quelle informazioni che l'applicazione ovviamente non mette subito a disposizione. Quindi si cerca di arrivare ai dati sensibili, ad accedere a credenziali che magari sono memorizzate nel codice, o addirittura modificare l'applicazione per far compiere quelle operazioni che normalmente non dovrebbe compiere. Allora, nella nostra black box sono preinstallati due tool. Uno è APK Tool e l'altro è JSPJAR, piccola nota. Backbox, essendo un progetto open source, essendo noi fanatici dell'open source, include al suo interno solo prodotti gratuiti ed open source, quindi free ed open source. Quindi non c'è alcun tipo di programma coperto da licenze, insomma, almeno questo ci garantisce, come dire, di operare in maniera molto chiara. Okay. Allora, io ho preparato un video che si magari di digitare tutto a mano. Allora, vi faccio vedere come utilizzare questi tool nella Blackbox. Questo è il menu della nuova Blackbox, diviso per categorie. In questo caso stiamo navigando nella categoria Mobile Analysis, divisa a sua volta in due sottosezioni. Quindi la sezione relativa ad Android, al momento sono presenti solo due tool, però nel menu di altro pensiamo di includere qualcos'altro. Quindi Android e iPhone. APK Tool è uno di quegli strumenti che ci permette, dato un APK, di ottenere il codice dell'applicazione stessa. Quindi semplicemente dal terminale digiteremo APK Tool, l'opzione di estrazione, quindi di questa per debug, la cartella dove dovrà essere memorizzato, e l'APK. Lui procede a caricare le informazioni, a decodificare l'Android Manifest, SML, a decodificare il tutto e a rendere disponibili le informazioni nella cartella di output. Quindi, se apriamo la directory, all'interno avremo il nostro progettino Android. Ovviamente il codice in questo caso è in formato Smiley, che è un linguaggio, diciamo, non proprio ad alto livello. Quindi questo è il contenuto delle directory. Ad esempio, proviamo ad aprire il file XML con le informazioni dell'applicazione stessa. Poi,
Un altro strumento utile dell'open source è tra l'altro APK2 può essere utilizzato anche per ricompilare la APK. Quindi se io ho le capacità, modifico quei file sorgenti, ricreo il pacchetto APK, lo posiziono sul mio telefonino, lo eseguo, magari sfrutto un exploit che normalmente non potrei sfruttare. Quindi, tramite questa linea di comando sarà possibile ricreare l'APK. Poi, l'altro strumento già presente su Blackbox è DextDJAR. Uno strumento davvero molto potente perché dà la possibilità di ottenere proprio il codice Java dell'applicazione Android. L'utilizzo è abbastanza semplice, basta digitare DextDJAR, che è il nome dell'APK, e lui in automatico creerà un file.jar. Questo file.jar potrà essere letto da un'altra applicazione, JDBUI, che poi dà visibilità del codice sorgente. Vediamo. Selezioniamo il file e questo è il codice Java dell'applicazione. Quindi a questo punto noi andremo alla ricerca di quelle informazioni sensibili, non so, vedere un po' come funziona la login, se i dati vengono salvati su un DB, se ci sono commenti particolari che magari lo sviluppatore ha inserito e che ha dimenticato di togliere quelle informazioni sensibili. Poi lì sta la bravura del pentester a cercare e ottenere le informazioni che vi interessano. E quindi questa prima fase è terminata. Poi, la seconda parte invece riguarda l'analisi del traffico che un'applicazione genera. Che cosa significa? Che se io prendo il mio telefonino Android e sfrutto la mia connessione Wi-Fi per analizzare tutto ciò che passa dal telefono al server remoto, io posso intercettare dei dati che possono fornire informazioni molto importanti. Quindi, non so, mettermi in mezzo con un proxy mi dà una grande possibilità. In questo caso si utilizzano due tool più comuni, che sono Zaproxy e PubSuite. PubSuite, diciamo, che ha sia una versione community, quindi libera, e una versione corrente. Però, in questo esempio, vedremo come utilizzare Zaproxy della versione open source. E vedo un nuovo thing, vulnerability assessment, Zap. Si avvia la nostra applicazione e nel video mostro semplicemente come digitando, come avviando la mia applicazione, in questo caso è un'applicazione che semplicemente fa un login su un sito, in questo caso è Blackbox.org, le informazioni di accesso e per post vengono avviate volutamente per questo esempio, quindi non avviene così, e quindi informazioni come usare vengono prese e sfruttate. Quindi questo è un uso abbastanza comune di un proxy per analizzare il traffico che un'applicazione genera. Ci avviamo alla seconda conclusione. Ok. Vabbè, quindi questa slide è solo così descrittiva. Allora, molte applicazioni memorizzano alcune informazioni sulla memoria o sulla memoria del telefonino. Questo che cosa significa? Che se queste informazioni non vengono in qualche modo protette, noi possiamo risalire ai dati sensibili. Un esempio eclatante fino a, forse l'anno scorso, non ricordo se l'anno scorso, 2 anni fa, WhatsApp memorizzava le chat in maniera chiara, o se non era in chiaro, utilizzava un metodo di codifica abbastanza banale per decifrare il traffico e le conversazioni.
Quindi un'analisi di questo tipo, specialmente per le forze dell'ordine, è una di quelle attività insomma, basilari che ti permettono di accedere a formazione davvero molto utile. Allora, per concludere, ci sono delle raccomandazioni che bisognerebbe fare per mitigare un qualsiasi tipo di attacco rivolto alle applicazioni mobile. Allora, in particolare, assicurarsi che tutte le connessioni avvengono sul canale ciclato, quindi protetto. Quindi utilizzare protocolli tipo HTTPS, eccetera. Quindi controllare anche in maniera interattiva durante una sessione i certificati SSL per evitare attacchi tipo indebito. Proteggere i dati sensibili che vengono salvati sul dispositivo, ad esempio della slide precedente, e perché no anche implementare dei controlli aggiuntivi che identificano eventuali dispositivi rotati o sui quali sono stati effettuati operazioni di geoengineering. Ovviamente altre informazioni importanti sono quelle di cercare di offuscare il codice assembly o rimuovere quelle informazioni di debug o log che potrebbero permettere una successiva di sfruttare un exploit magari non molto, ma con un po' di analisi è facile identificare. Detto questo, concludo. Ci sono domande? No, insistiamo, vedo già una manina alzata, vedi? Non è quello. No, caro. Le domande si fanno Informazioni per quanto riguarda la sessione di smoothing, nel momento che ci poniamo la possibilità di una wifi e andiamo a catturare i pacchetti scambiati dal nostro mobile in fase di varie app. I dati che vengono catturati sono caratterizzati da un log affinché la testa della manipolazione degli stessi o scusa, no, non so adesso per sentire bene, magari nel momento in cui parliamo di smithing di dati effettuati ad esempio da un mobile che si pone sotto una rete wifi, no? Ipotizziamo che noi siamo riusciti ad entrare questa rete wifi perché abbiamo accesso alla rete in un altro modo. Ti volevo chiedere, le informazioni che di fatto sono oggetto di cattura con il nostro tool sono vengono via un log che testimonia cosa di fatto io ho posto in essere nella mia attività e che testa la locazione di quei dati se devo di fatto non so fornire all'interno del circuito penale, ovviamente operando in virtù di un decreto che mi consente di fare determinate tipologie di attività di smithing in modo eccetera. Grazie. Allora, mi sono perso qualche parola, ma adesso gliela capito. Allora, tu vuoi sapere se queste informazioni vengono in qualche modo, se vengono alterate? Se dall'altra parte qualcuno si rende conto che questa informazione è alterata? No, non propriamente così, nessuno. Io catturo delle informazioni perché devo, per esempio, riporre all'interno di un procedimento penale. Sì, posso attestare la non alterazione dell'integrità e la provenienza di quel mio dato, nel senso è caratterizzato da delle firme hash, che sono dei log che testimoniano cosa di fatto io ho posto in essere nella mia attività di cattura. Allora, dipende dall'attività che svolgi. Se l'attività è un'attività, quindi le favorendo, cioè tutti i metti lì che tramite spoofing apposta di direzionare il traffico verso il tuo proxy e lo fai solo per alterare la sessione e quindi accedere con il suo username e password, difficilmente riesci a certificare che il pacchetto tramite, non so, un hash piuttosto che altre tecniche per dare evidenza forense, insomma, e poi portare in un caso. Però in altre situazioni sì, penso che comunque esistano degli strumenti, comunque dei metodi che ti permettano poi di facilitare le informazioni e tenere quello di cui hai bisogno, quindi magari non so, firme piuttosto che dati in questo tipo. Però diciamo che l'attività che noi svolgiamo, almeno quella che svolgo io, non prevede l'attività di questo tipo. Noi ci mettiamo in mezzo, sfruttiamo il dato che ci viene dato da questo proxy e quello che abbiamo. Quindi per essere chiaro, a bordo della tua distro Backbox non vi è un sistema di log che a posteriori disciplina o lascia traccia delle operazioni? Allora sì, l'applicazione in sé, o
come in questo caso Zaboxing o PubSuite, logga l'attività. Quindi l'attività per come si svolge viene notata. Poi a certificare quel dato, ovviamente ci deve essere anche un'entità terza, che magari appunto dice che tu quel dato l'hai detto in un certo modo, e quel dato poi può essere utilizzato, non so, per una causa piuttosto che per altre attività. Però lì poi si entra più nell'informatica forense, quindi non ti so dire gli aspetti legali. Di per sé l'applicazione fa quello, prende il dato, lo logga, l'attività è svolta in determinato modo, non hai la problema, avresti anche la possibilità di alterare l'informazione che hai ottenuta, però non lo fa. Ok, grazie. Io volevo fare quella domanda, come era quello che ti ha ricordato il fatto, sì, ad esempio, c'è la possibilità di fare una chiavettina molto con persistence, quindi nel vostro sistema, e invece la seconda era un po' più etico, diciamo, quindi la differenza tra voi, sicuramente quindi, ti ricordo che stiamo parlando anche di competitors, la differenza tra voi è una distribuzione come Calibux, è principalmente etica, o quello che è la gestione di tool? No, c'è molta differenza. Diciamo che uno, noi siamo italiani, per esempio, due, sull'utilizzo che si fa della distribuzione stessa. La Calibus, ho detto che non avrei parlato, visto che la cito, è una di quelle distribuzioni che è ottima per un utilizzo live, nel senso, avendo un utente, lo utilizzi, magari su una macchina virtuale, per compiere quelle operazioni con i massimi privilegi. La Blackbox è una distribuzione da tutti i giorni, cioè io la utilizzo quotidianamente anche per leggere le email, per navigare su internet, per andare su Facebook, YouTube. È una distribuzione Ubuntu base, quindi in sostanza tu hai tutte le caratteristiche di una normale distribuzione per questo desktop, con l'aggiunta di un repository e dell'ottimizzazione della sicurezza e animato, che ti permettono di svolgere attività su Teams. In più, a differenza di una Linux, noi abbiamo utilizzato il sistema per essere, come dire, prestante anche su un hardware datato. Magari come loro non abbiamo previsto la realizzazione di ISO particolari che magari girano anche su Raspberry piuttosto che, non so, su Frigorifero. Onestamente, chi è che si mette a fare le stesse attività di Frigorifero? Diciamo che quindi il punto sono frigorifero, sì, ma dopo frigorifero. Diciamo che il punto fondamentale che sì, diciamo che è un po', diciamo sì, è una rotta ideologica, ma fino a un certo punto poi diventa più di altro pratico. Va bene, grazie. Ok. Allora, dopo questa interessante presentazione. Tra l'altro hai ricevuto un sacco di complimenti di Howard. Come tra l'altro stamattina l'altro che ha ricevuto molti complimenti via web era stato Gigi Sullivan, che è distratto adesso. Passiamo al successivo intervento.